Fallisce la risposta di Channel 10 ai programmi di informazione della sera. In un mondo carbone dipendente arriva un segnale interessante. Rubrica di spettacoli e le segnalazioni dell'Istituto di Cultura di Melbourne. Tony Palumbo fa il punto sulla prestazione di Napoli ed Inter in Champions League. Mercoledì 19 ottobre, Alberto Ballini in studio per questa edizione di Antipodi News. Il network Channel 10 ferma dopo 10 mesi l'ambizioso programma 6:30 with George Negus. Era stato concepito come la mezz'ora di approfondimento delle notizie da contrapporre a Today Tonight di Channel 7 e da A Current Affair, le notizie dopo il telegiornale, di Channel 9. I produttori hanno deciso per lo stop dopo aver riscontrato la costanza con la quale l'indice di ascolto e visione ha toccato profondità da fosse oceaniche. I numeri per la costosa produzione sono stati registrate punte negative con appena 400 ascolti, mentre i network rivali con A Current Affair e Today Tonight si muovevano e tuttora si muovono oltre la quota di 1 milione di ascolti. George Negus, cui era stato sottoposto un contratto da 12 mesi, non solo non è riuscito a stornare facendola convergere su Channel 10 l'attenzione del pubblico australiano, ma si è ritrovato a fare i conti con un bilancio di ascolti nettamente negativo anche con il programma che era stato chiamato a rimpiazzare. Parliamo di Neighbours, la soap opera temporaneamente traslocata su Eleven. In un mondo che se ne dica, deve il suo benessere, dove esso sia generato e goduto, al carbone, sembra ci sia qualcuno che abbia deciso di pensare a lunga gittata. Non mi riferisco alla punta di diamante dell'ideologia ambientalista. Sta per parlarcene Robert Newson. Mentre si è parlato a lungo nei media della carbon tax, una recente notizia interessante sul carbone non ha ricevuto la dovuta attenzione da parte dei giornalisti. Il 5 ottobre la New Hope Corporation ha annunciato che accoglierà eventuali proposte di acquisto. La compagnia produce quasi 6 milioni di tonnellate di carbone all'anno dalle sue miniere in Australia e in Indonesia, 5 delle quali per l'esportazione. Di per sé la cosa può sembrare di scarso interesse, non fosse per il fatto che l'azionista maggioritario della New Hope, la Washington H. Soul Pattinson Company, detiene il suo pacchetto di azioni dal 1970 ed è notorio per la sua prudenza finanziaria. Gli azionisti della New Hope non hanno però motivo di lamentarsi. La Soul Pattinson si fece pagare 40 centesimi quando fece quotare in borsa il titolo, detenendone il 50,7%. Adesso si scambia per più di $6. Ma resta il mistero, perché contemplare una vendita ora, dopo tanti anni e quando gli affari vanno a gonfie vele? Che piaccia o meno, il carbone sarà la fonte di energia dominante in tutto il mondo per molti decenni ancora. Più del 50% dell'energia negli Stati Uniti proviene dal carbone e nella Cina questa cifra supera il 70%. Quest'anno il totale dell'acquisto di giacimenti di carbone australiani ammonta a più di $32 miliardi e nonostante la diminuita crescita mondiale, il prezzo del carbone rimane ancora storicamente molto alto, grazie in parte alle alluvioni nel Queensland. La mia ipotesi è che i direttori della New Hope, scaltri come pochi, vedono il boom cinese per quello che è. Una mania passeggera che finirà in lacrime e agiscono di conseguenza offrendo la compagnia a chiunque abbia più soldi che buonsenso. Più del 70% del prodotto interno lordo cinese viene destinato alla costruzione, infrastrutture e progetti edilizi. Non perché Pinco Pallino lo desidera, ma perché il governo comanda le banche a prestare soldi ai suoi imprenditori di preferenza. Purché ci sia attività economica, il governo cinese non sembra preoccuparsi che sia distruttiva o positiva. Per chiarirsi le idee,
all'apice del boom immobiliare giapponese, la costruzione immobiliare e di infrastruttura non superò il 35%, e in America, prima dell'ultima crisi, il 20%. Non si impara mai. Grazie per l'ascolto, Robert Newson, Perth, Antipodi News. Grazie Robert. La rubrica affidata a Rita Pasqualini è sempre rivelatrice in anticipo dell'offerta di spettacoli e cultura, a maggior ragione se seguite Antipodi News all'estero. Queste segnalazioni vi arrivano via internet e quindi potete accedervi e ritornarvi quando volete e magari confrontare le opinioni, le segnalazioni e anche le immagini con quanto potete trovare in altri programmi che, guarda caso, sono tutti il mercoledì, anche in italiano parlano di spettacoli, ma da tempo il mercoledì sera Margaret e David parlano di film ed è possibile confrontare le opinioni che a volte coincidono, perché quando un film sta per uscire se ne parla un po' tutti allo stesso momento. Quindi vi invito a fare una specie di staffetta magari sullo schermo, perché credo che anche programmi televisivi siano rintracciabili online. In questo caso vi parlo di uno spettacolo dal vivo che si intitola The Damned, una cosa molto originale creata per la compagnia statale da un autore che è anche attore del Western Australia, si chiama Reg Cribb. Il titolo è The Damned e racconta un po' con flash, con momenti vari, attori che interpretano vari personaggi, ma è una storia che si capisce abbastanza facilmente. Ci sono due ragazze, ne arriva una terza e finisce male. Pensate che c'è stato un po' di scandalo perché dei genitori hanno detto: ma è ispirata alla disgrazia di nostra figlia? E hanno detto: un attimo, è un lavoro di immaginazione e purtroppo disgrazie di questo tipo ce ne sono parecchie. Aggiungerei io, non solo in Western Australia, purtroppo ne abbiamo sentito parlare anche qui ultimamente di cose avvenute altrove, vi dico solo che una delle attrici di nome si chiama Amanda. E con questo passo invece al film italiano che ho visto la serata d'apertura, che era divertentissimo, Benvenuti al Sud. Ma aspettavo qualcosa di divertente ed era divertentissimo, e meno male, perché altri film sono meno allegri. E visto che vi ho parlato di uno spettacolo teatrale dove c'è un certo tipo di violenza, vi dico che, pur facendo obiezione alla violenza ovviamente nella realtà ma anche nella finzione, se è superata dall'intelligenza può andare bene, e questo è il caso del film che si intitola Drive, un film molto intenso con dei momenti violenti ma probabilmente non gratuiti, proprio per mostrare queste deviazioni inaspettate, forse questo sbanda questo personaggio centrale, visto che appunto il suo lavoro è la guida. E quindi un film intelligente, fatto bene, che non finisce all'americana, ci domandiamo se abbia un finale alternativo. Un film che invece è al limite più spiritoso che spinto, quindi può passare la prova, si intitola What's Your Number ed è appunto una storia di ragazze. Quanti film vediamo in cui al centro c'è un matrimonio? Fa anche bene vedere un po' di satira delle operazioni di preparazione dei matrimoni. Non so se in Italia sia così, ma nel mondo anglosassone è peggio di una produzione teatrale dal punto di vista della difficoltà. Quanto a spettacolo, lascio a voi giudicare e vi auguro buon divertimento. It's Allie. Oh, doesn't ring a bell. We dated for like 3 months. Oh, let's see how things are going now. Oh, Allie. Of course. Italia, l'aggiornamento personalizzato sugli ultimi fatti arriva da Patty Durath Cupa. Sabato 15 ottobre 2011 è una data da ricordare, non soltanto per i grandi cortei di indignados che hanno avuto luogo in tutte le capitali europee, ma anche per quello che è successo a Roma, nella capitale italiana. Infatti, in seno al corteo di indignados si sono inseriti dei black bloc, che sono dei perturbatori armati delle più varie armi
tipo gas lacrimogeni, eccetera, tutti vestiti di nero, rigorosamente con caschi o passamontagna per non farsi riconoscere, e hanno turbato il corteo. Turbato è un eufemismo, perché hanno messo a ferro a fuoco due interi quartieri di Roma, distruggendo tutto quello che trovavano sul loro cammino. I danni si valutano in 2 milioni di euro, in 70 feriti e in 12 arresti. Il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, appena uscito a Parigi dal vertice dei G20, ha commentato che questa era una notizia molto triste, ma lui capiva perfettamente quelli che erano i sentimenti dei precari e dei disoccupati in Italia, e soprattutto dei giovani che non vedono un futuro davanti a loro. Infatti l'aspettativa di un futuro lavorativo per i trentenni e per i ventenni oggi in Italia è di molto inferiore a quella dei sessantenni, e questo di per sé è un fatto molto triste. Comunque, a risollevare le sorti di questo paese e dell'intera Europa sembra, dico sembra perché non è una notizia accertata, è soltanto un gossip che il Time ha pubblicato stamani, sembra, dicevo, che Pechino sia pronto ad iniettare decine di miliardi nella zona euro attraverso degli investimenti nei paesi flagellati dalla crisi del debito. Se questo sia solo un gossip inglese o corrisponda a realtà, verrà presto smentito oppure rivelato dai fatti. E dopo il Times, anche Sky ha riportato l'interesse cauto e interessato della Cina per alcuni pezzi d'Europa. Agenda quanto mai ricca di eventi, quella che ci propone oggi il direttore dell'Istituto di Cultura di Melbourne. Eventi che, come ascolterete, non sono circoscritti solo al Victoria. È un periodo di grande attività per l'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne, come è possibile constatare dal programma esposto sul suo sito web www.iicmelbourne.esteri.it. Un programma che, sottolineiamo, non sviluppa soltanto a Melbourne, ma tocca anche altre città australiane, ed è segno non solo della sua crescente vitalità e importanza, finché ci sarà, dell'istituto, ma dell'interesse del mondo australiano per l'Italia. Tra i principali eventi in corso o di imminente inizio segnaliamo i seguenti: il ciclo di conferenze di Loretta Napoleoni, di cui si è già parlato in due precedenti comunicazioni e che coinvolge quattro città australiane: Melbourne, Sydney, Adelaide e Hobart. E inoltre, presso la Gallery of Australian Design di Canberra è in corso fino al 29 ottobre la mostra dell'artista italiano Sante Monachesi, vissuto tra il 1910 e il 1991, organizzata dalla University of Canberra e dalla nostra ambasciata a Canberra, con il supporto dell'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne. La mostra, fortemente voluta dal nostro ambasciatore Gian Ludovico De Martino di Montegiordano, presenta per la prima volta in Australia gli originali lavori in perpex e gomma piuma già esposti presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma di Vittoria Marini Clarelli e Marina Gargiulo. Segnaliamo inoltre il Focus on Bertolucci, una retrospettiva su Bernardo Bertolucci presso l'ACMI, l'Australian Centre for the Moving Image a Melbourne, una importante iniziativa organizzata in collaborazione con Cinecittà Luce, che integra magnificamente l'offerta di cinema italiano del Lavazza Italian Film Festival e che dal 20 ottobre all'8 novembre presenta 19 film del grande regista italiano, dal suo grande e precoce successo prima della rivoluzione 1964 a The Dreamers del 2003. Infine, il 30 ottobre, il concerto Musica Risorgimento, organizzato presso la Norwood Concert Hall ad Adelaide dall'Italian Cultural Association, con la collaborazione Istituto Italiano di Cultura di Melbourne, del Consolato d'Italia ad Adelaide e di numerosi sponsor privati. Il concerto è un'ulteriore celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, che ha ispirato molti eventi organizzati quest'anno in Australia e in tutto il mondo, all'insegna dello slogan Buon Compleanno Italia. Sport, Tony Palumbo su Champions League, Serie A e Day League.
UEFA Champions League, pareggio 1-1 tra Napoli e Bayern Monaco davanti a 60.000 spettatori al San Paolo. In vantaggio i tedeschi, poi il pareggio dei napoletani su autogol. Sul bilancio della partita pesa un rigore non concesso al Napoli per un fallo di braccio di Schweinsteiger, mentre per un rigore concesso ai tedeschi grande parata di De Santis su Gomes. Risultato positivo per l'Inter in Francia a Lille, 1-0 e rete di Pazzini. Passiamo al campionato, la prossima giornata ci propone una sola gara le cui protagoniste abbiano vinto i rispettivi incontri nel turno precedente. Si tratta di Bologna e Lazio di fronte nel posticipo. Due sono per contro gli anticipi, Fiorentina-Catania e Juventus-Lecce. I bianconeri torinesi, ancora al comando della classifica in coabitazione con l'Udinese, hanno conquistato solo 3 punti contro Bologna, Catania e Chievo. Avessero fatto meglio come da pronostico, ora sarebbero volando al comando. L'Inter affronta il Chievo, che ha più del doppio dei punti rispetto a Nerazzurri. Classifica corta comunque con 20 squadre in 10 punti. In A-League, grande attesa per il derby tra Melbourne Heart e Melbourne Victory in programma sabato. Fino ad ora, dalle due squadre di Melbourne, molte chiacchiere e pochi punti, 1-2 per la precisione. Un punto solo dopo 2 giornate anche per il Sydney FC, in trasferta ad Adelaide, che sconta l'ennesima campagna acquisti deficitaria. Attacco spuntato, utilizzo errato dei giocatori a disposizione, Emerton fra tutti, un film dell'orrore già visto. Copertina di chiusura questa volta dedicata ad Enrico Rava. Le solite cose è il brano d'apertura del disco del 1999, Rava Plays Rava. Una produzione a due. Il virtuoso triestino si muove infatti attraverso le 13 tracce dell'album in combinazione paritaria con Stefano Bollani. Da Alberto Baldin e da Antipodi News l'appuntamento è rinnovato per mercoledì prossimo. Oh, 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 oh